Vai. Siamo insieme al presidente del consorzio del Brunello di Montalcino, Patrizio Cencioni, e con noi vogliamo un po' vedere come è andata fino ad ora il Brunello del Mondo. Avete già fatto manifestazioni, quindi l'opera di promozione del Brunello come sta andando? Diciamo, siamo partiti con l'evento tradizionale che è iniziato appunto nel 2001 negli Stati Uniti in gennaio, quindi un mese fa siamo stati a San Francisco per un wine tasting e anche una degustazione di vecchie annate. È stata molto seguita, abbiamo avuto un grande successo, avevamo a San Francisco 600 operatori prenotati, quindi un numero veramente importante. E poi a New York, la settimana successiva, a New York era in collaborazione con l'ICE, che ringrazio per un ottimo lavoro che ha svolto, abbiamo avuto veramente tantissimi operatori, addirittura più che a San Francisco, e ha avuto un grande successo sia di stampa che di operatori. Quindi che aria si respira in questo momento a livello internazionale? Indubbiamente, malgrado la crisi, però la qualità di quest'anno paga da un punto di vista di immagine. Senz'altro la qualità dell'annata che appunto è uscita adesso da gennaio ci favorisce in questo, quindi per controbattere questa crisi di cui la crisi è reale e poi soprattutto se ne parla forse più del necessario, insomma. Però sta andando bene, i vini stanno partendo, quindi sono già in corso di spedizioni. Il consorzio sta attento a promuovere e a fare promozione sia sui mercati tradizionali come appunto gli Stati Uniti o la Germania con la partecipazione al prossimo ProWine, sia sui nuovi mercati. Saremo al Vinitaly Mosca a fine maggio, faremo degli incoming, cioè porteremo degli operatori da paesi dell'est Europa o anche da fuori, come l'anno scorso fu fatto con l'India e la Cina. Questo è molto importante, fare vedere il territorio agli operatori stranieri, perché chiaramente il territorio toscano di Montalcino in particolare ispira sempre la voglia di tornare, quindi di apprezzare i prodotti tipici. Comunque qui 4 giorni, Montalcino diventa la capitale del mondo vinicolo in questi 4 giorni, quindi aspettate, qui giornalisti ce ne sono già molti, per quanto riguarda gli operatori, tante richieste? Diciamo, come stampa abbiamo un'affluenza superiore agli ultimi anni, abbiamo 120 giornalisti stranieri e 100 italiani, quindi come avete notato già stamattina siamo veramente pieni. Questo è molto positivo, domani proseguiamo con la stessa formula, in più ci sarà la proclamazione dei vincitori del premio Lecce d'Oro, quindi un'osteria, un ristorante, un'enoteca in Italia o nel mondo che si distinguono per il servizio dei vini, per l'ottima qualità del loro servizio e soprattutto chiaramente per proporre Brunello. E poi faremo la proclamazione e la valutazione dell'annata 2008, l'ultima annata, e quindi l'apposizione della formella, che ormai è diventata una tradizione, sul muro di fronte del vecchio comune. E quindi poi libero spazio agli operatori? Sì, già domani ci sarà qualcosa, una catena di enoteche che avremo. E poi da domenica mattina, quest'anno abbiamo anticipato alle 10:30 di mattina, per evitare le file che si creavano aprendo il giorno alle 2, quindi anche un operatore che viene da lontano a tutto il tempo anche il sabato sera, e questo è molto positivo. Da quello che sappiamo, anche come operatori ci sarà una presenza superiore agli ultimi anni. Beh, quindi voglio dire, malgrado tutto, bene, state andando al vento in poppa. Sì, e questo è l'unico sistema per controbattere, diciamo, la situazione. Bene. Andare forte come eventi, fare un messaggio, chiaramente la qualità dell'annata che adesso in commercio ci avvantaggia.